S-Drive è uno strumento molto valido nella gestione del paziente cronico e nella prevenzione del primo e secondo livello. Lo è nell'uomo e lo è anche nei piccoli animali, e nei cani e nei gatti. Lo sto utilizzando da un anno e mezzo nel cane e nel gatto e mi dà grande soddisfazione. Si presta a incrociare i dati di S-Drive con altre discipline, dove aiuta a essere più precisi nella diagnosi e nella gestione di questo tipo di pazienti, in modo particolare le patologie gastrointestinali cronici. E invito tutti i colleghi che si interessano di questo tipo di discipline di partecipare al congresso che si terrà a Bologna nel 7-8 settembre. E sicuramente avranno un ausilio in più per la gestione dei loro pazienti. Buona giornata a tutti.